Allora, buongiorno a tutti, siamo al Moto Days 2014 di Roma, il prestigioso anche questo stand della Kawasaki, verde, colore verde e nero predominano, e siamo qui con Marco Massaroni, District Manager per Centro Sud Italia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ci illustri, quindi dicevi le novità di questo... Sì. Questa è una delle tre novità che presentiamo per il 2014, è lo scooter. Per noi in pratica è l'entry level, in quanto è un segmento che non avevamo mai sondato. Sta dando degli ottimi risultati in termini anche di vendita, è piaciuta molto a livello stilistico. Lo scooter è un 300, quindi una cilindrata tra virgolette detta intelligente, consumi limitati, prestazioni buone anche per due, buono per la città, buono anche per il fuori città, il mercato lo ha apprezzato molto. Una bella linea, vediamo, no? Sì, abbiamo lavorato molto sul stile, sul design, le colorazioni, come potete vedere questa che state riprendendo è la Special Edition, poi vi è una colorazione tutta grigia e una tutta nera, quindi abbracciamo sia il cliente sportiveggiante sia quello più classico. Bene, dicevi altre novità, sempre da questo lato, regia ci puoi seguire? Abbiamo qui una Z1000SX, quindi una moto che ha lo stesso motore dell'altra novità che è la Z1000. Qui viene declinata la moto per una touring sportiva, perfetto, dove il secondo, quindi il passeggero, è comodamente sistemato, maniglie dove ancorarsi, ha un sistema completamente nuovo per la Kawasaki dove le valigie laterali hanno un innesto semplicissimo e non deturpa l'estetica, il motore è lo stesso prestazionale della Z1000, dal modello vecchio molte le differenze, forse quell'estetica maggiore è il codino e gli scarichi molto più corti. Bene, rimaniamo sempre sulla con la regia sulla fascia verde per rimanere in tema Kawasaki, no? Come mai questo colore verde? Ci contraddistingue da sempre, il mercato poi alla fine ce l'ha affibbiato. Verde Kawasaki. Sì, è stato diciamo poi alla fine il mercato stesso che ci ha avvicinato a tenerlo per sempre. Infatti, anche se la nuova Visual Identity, quindi la nuova immagine è un predominante di nero, la scritta Kawasaki bianca e il verde che ricorda chi siamo. Affascinante, quindi verde Kawasaki, ecco qui una bellissima Z800, un best seller nelle vendite, Z800, e più avanti quindi sulla vetana c'è la novità, la Z1000. Comunque tu mi hai detto andiamo alla Z1000, la classica Kawasaki Z1000 ormai da decenni, no? Sì. È praticamente un trend union con la storia, il massimo della tecnologia applicata alla nuda. Guardate com'è più infrontata, sì, verso il basso, il muso, no? L'ispirazione, aggressivo, no? L'ispirazione è stata quella di vedere in una moto l'atteggiamento di una pantera all'attacco. Una pantera, guardate, ecco, sì, è affascinante, si vede proprio. Sì. Cosa che non viene mai detto e quindi sta diventando, ecco, praticamente un cult, no? Sì, un cult. E anche l'approccio che ha Kawasaki nel creare la Z deve essere una moto molto prestazionale, ma non deve essere una super sportiva scarenata, cioè deve essere una moto divertente, questa è la filosofia. Grandi prestazioni, facili. Affascinante veramente la linea aggressiva, vedete proprio l'animale che punta, no? Il felino che punta l'asfalto, pronto a scattare. Una visione laterale della moto fa vedere come la moto in realtà sembra ricavata dal pieno, non ci sono vuoti laterali, che è un particolare, ecco, delle nostre moto. Quindi... che ci ha contraddistinto negli ultimi 10 anni. Quindi lavorate nel pieno, tutto un pezzo, diciamo, no? Sì, il concetto è quello di creare una moto che sembra fatta da un pezzo unico, cosa impossibile, quindi un sogno. Però in realtà non creando dei vuoti d'aria, quello è l'immagine laterale, dalla sensazione di questo blocco granitico. Ok, tu quindi mi dicevi che le novità vengono comunque presentate, come anche per altre case, a Milano, all'ECMA di Milano, però vengono poi replicate su quello che è un salone importante, questo del Moto Days, che possiamo anche inquadrare. Sì, sì, un salone importantissimo, si sta affermando in maniera forte anche a livello europeo, forse facendo delle classifiche e mettendo i visitatori ci troveremo delle sorprese anche nei confronti di altri blasonati europei. Tu sei stato a molti saloni? Sì, sì, è parte del mio lavoro. Quindi... parte del tuo lavoro, quindi cosa percepisci l'affluenza? Oggi è sabato qui a Roma, al Moto Days. È un'ottima affluenza, mi sembra molto composta, ho visto tanta gente che è venuta con le idee chiare, quindi sembra un target mirato, molti motociclisti veri. Mi ha stupito l'approccio allo scooter che non avevo, in quanto uomo Kawasaki è il primo anno che lo affronto, mi ha stupito l'affluenza anche dedicata allo scooter. Ok, allora qualche altra cosa, vogliamo concludere, un'ultima battuta su questo Moto Days?
Direi, in generale sulla Kawasaki, scusa. Direi che serve un grande in bocca al lupo, non solo alla Kawasaki, ma proprio al Mototest e al nostro settore in generale. Perché? E dall'altro speriamo che ci aiutino, perché tante politiche non sono a nostro favore. Quindi la crisi si sente, no? La crisi non solo economica ma anche politica, no? Sentiamo la mancanza di una vicinanza, non si parla di assicurazioni, non si parla di portabilità delle assicurazioni, non si parla di sconti per veicoli che in realtà aiutano la mobilità urbana, si parla veramente poco delle soluzioni, si sbandierano soltanto i problemi e questo per noi è un peccato. Quindi un messaggio anche al governo di intervenire nell'importante settore non solo delle auto ma anche delle moto. Sì, ho paura che sono messaggi già arrivati, quindi c'è solo da aspettare. Aspettare, purtroppo la coperta è quella, o si tira da un lato o da un altro. Il problema è che non si capisce neanche quant'è questa coperta. Se c'è poi la coperta. Se c'è la coperta. Benissimo, chiudiamo così, grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Ciao, bravo.